Eccoci qua. La sessione odierna verrà registrata e poi caricata sul nostro canale YouTube. Quindi, se avete poi delle parti che volete andare a riguardare oppure avete piacere a condividere i contenuti di oggi anche con qualche collega che magari non è riuscita a partecipare, potete poi farlo seguendoci anche sul nostro canale. Perfetto, vedo nel frattempo che ci avete raggiunto numerosi, ci fa assolutamente molto piacere, vi ringraziamo per averci dedicato insomma un'ora, un'ora e mezza della vostra giornata, e quindi do nuovamente il benvenuto a tutti quanti e vi introduco alle nostre relatrici. Come vedete oggi c'è un panel tutto al femminile. E quindi do buongiorno a Sonia, Silvia e Maria Hilda, che sono le Buongiorno. nostre esperte professioniste del team CSR dello studio Rodelen Partner. Team che collabora anche all'interno del più ampio progetto Circle, che è un progetto che si propone, diciamo, come obiettivo quello di integrare la sostenibilità in tutti i processi aziendali, tenendo conto, diciamo, di tutti gli aspetti della sostenibilità e quindi delle tre dimensioni ESG, Environmental, Social e di Governance. Per cui diciamo che il nostro team di CSR di Rodelen Partner collabora anche all'interno di questo progetto. Quest'oggi avremo un focus, diciamo, un pochino più specifico sulla sostenibilità vista come scelta strategica per il business e quindi vista anche come strumento di coinvolgimento e di ingaggio di tutti gli stakeholder aziendali. A questo punto io andrei un pochino più nel merito e nel dettaglio e passo la parola a Maria Hilda. Quindi buon webinar a tutti e buon lavoro. Grazie mille Marta. Sì, possiamo lanciare la presentazione, cominciamo. Ok, allora un attimo solo. E ditemi se la vedete, un secondo solo. Voilà. Ok, Ok. la vedete? Sì. Sì. Sì, perfetto. Ok. Allora, chiederei di scorrere le slide. Ok. Eccoci. Allora, benvenuti a tutti. Prima di entrare nel vivo del tema di oggi, occorre fare una distinzione preliminare sui concetti di CSR e sostenibilità, che molto spesso tendono ad essere confusi tra di loro. Allora, da un lato abbiamo il concetto di CSR, cioè di responsabilità sociale delle imprese o corporate social responsibility, che rappresenta un approccio di tipo volontaristico con il quale, per l'appunto, una società, accanto al suo obiettivo prioritario, che è ovviamente la massimizzazione dei profitti, decide di adottare volontariamente una serie di iniziative, cioè di sposare dei progetti che non mirano soltanto alla massimizzazione dei profitti, ma hanno delle finalità diverse. Sono spesso progetti di tipo sociale, ecco perché si parla di responsabilità sociale delle imprese, ma non solo, perché possono avere anche carattere ambientale. La società quindi non è obbligata, ma sceglie, decide volontariamente, in parallelo alla massimizzazione dei profitti, di intraprendere altre iniziative aventi appunto uno scopo diverso e con le quali è in grado di produrre un impatto positivo sul territorio che la circonda. Diversamente, quindi diciamo, la CSR rappresenta un approccio ex post, accanto alla massimizzazione dei profitti facciamo altri tipi di attività. Diversamente invece la sostenibilità rappresenta un approccio strategico integrato nel business che include tre aspetti, tre sfere che possiamo vedere in questa slide. La sfera ambientale, quella del planet, la sfera sociale, people, e la sfera economica, profit. Si parla infatti di triple bottom line oppure modello delle 3P, nel senso che nel momento in cui decido di iniziare un determinato business, quindi diciamo con un approccio ex ante preventivo, a prescindere da dove voglio costruire la mia impresa e di cosa mi voglio occupare, quindi quale prodotto voglio vendere o quale servizio voglio rendere, Maria oltre a Ida, calcolare.
Scusami, ti interrompo un secondo. Ci dicono un paio di partecipanti che sentono con eco. Io personalmente sento bene, però non so se hai modo di intervenire magari sul microfono, di abbassare un filo il volume per non. Sì. Ora va meglio. Ma io sento comunque bene, però diciamo, vediamo come va. Se avete bisogno che ancora non sentite bene, scrivetemi pure nella chat che così facciamo un altro tentativo. Comunque prova così e penso che vada meglio. Grazie. Quindi, dicevo, prima di iniziare un business. Quindi, oltre a calcolare il momento a partire dal quale inizierò a guadagnare con la mia attività, il cosiddetto break-even point, dovrò mappare tutti gli impatti avversi e i rischi potenziali che con la mia attività potrei causare sul territorio e sull'ambiente nel quale vado a inserire la mia impresa, con la vendita del mio prodotto o con la fornitura del mio servizio. Questo studio, che è uno studio appunto preventivo, lo devo condurre su tutta la mia catena di fornitura. A partire da come seleziono i fornitori fino a come distribuisco i miei prodotti e i miei servizi. Lo scopo di questa attività di analisi, degli impatti del mio business sul mondo che circonda la mia impresa, diciamo, è uno scopo triplice e infatti per questo parliamo delle tre sfere della sostenibilità, perché devo garantire con questa attività di analisi che, quello che farò, quindi la mia attività di impresa, non andrà a pregiudicare la disponibilità, la disponibilità e la quantità delle risorse naturali che dovrò utilizzare, la sostenibilità ambientale quindi, non andrà a pregiudicare la qualità della vita, la sicurezza e i servizi dei cittadini ai quali mi rivolgerò con la mia attività, la sostenibilità sociale, e sarò in grado di generare reddito per il sostentamento della popolazione, sempre alla quale mi rivolgo, la sostenibilità economica. Avendo analizzato brevemente le tre sfere della sostenibilità, a questo punto avrei una domanda per Silvia, e che ci fa entrare anche un po' più nel vivo dell'incontro di oggi. E quindi chiederei a Silvia, che cosa significa riflettere sulla sostenibilità come scelta strategica? Grazie Mary per questo gancio sul tema di oggi, appunto sulla riflessione della sostenibilità come scelta strategica. Dunque, con il termine strategia di solito si indicano l'insieme di decisioni e scelte che ogni organizzazione deve implementare per raggiungere la propria missione. Per cui la strategia aziendale di per sé è data da un pacchetto di scelte e di alternative, una delle quali è la sostenibilità. Quando si parla di sostenibilità è molto importante parlare anche di consapevolezza, cioè la strategia di sostenibilità deve essere appunto una scelta, come abbiamo detto, ma deve essere una scelta consapevole e soprattutto coerente, cioè collegata alle altre scelte strategiche che l'azienda compie. Perché consapevole? Perché decidere in merito alla strategia di sostenibilità significa decidere in merito a, come abbiamo visto prima con Maria Hilda, una strategia sociale, una strategia ambientale e anche al coinvolgimento degli stakeholder. La sostenibilità dunque è una scelta coerente che deve essere fatta in maniera coerente con tutte le altre scelte strategiche dell'azienda, tra cui le scelte da un lato di competitività, cioè quelle scelte che l'azienda compie per decidere come competere con successo sul mercato nel settore in cui opera e dall'altro le scelte di crescita, quindi relative al modo in cui l'azienda decide di crescere. Nel momento in cui c'è un'effettiva coerenza tra queste tre grosse aree, questi tre grossi ambiti, quindi scelte di competitività, scelte di crescita e scelte di sostenibilità, possiamo effettivamente dire che la sostenibilità aiuterà a migliorare le performance aziendali, sia economiche che sociali ed ambientali. Come vediamo da questa slide che vi stiamo proiettando, no? Quella di prima, grazie. Nel tempo si è assistito ad un'evoluzione dei concetti chiave della sostenibilità in ambito aziendale, ricorrendo spesso, distinguendo tra tre diversi paradigmi, charity, CSR e sostenibilità, che, benché diversi, possono in realtà coesistere all'interno di un'impresa unica.
Con charity si intende la distribuzione degli utili, di parte degli utili a cause sociali o ambientali che sono care all'impresa, care al management, quindi delle cause che l'azienda decide di sposare e alle quali decide di destinare una parte dei propri utili. Con CSR si parla invece di un concetto ulteriore, quindi c'è di più l'idea di ingaggiare efficacemente tutti gli stakeholder, tutti i portatori di interessi nell'operatività, nella strategia aziendale, senza però, scusate, nell'operatività, quindi nel business aziendale, senza però cambiare in alcun modo la strategia o i prodotti aziendali. E poi da ultimo abbiamo il paradigma della sostenibilità, che, come appunto diceva prima Maria Hilda, è una scelta che deve essere compiuta, una riflessione che deve essere compiuta ex ante, per cui è l'elaborazione di un orientamento strategico di fondo che poi impatterà sul prodotto, sul modo di produzione dell'azienda e che finalmente porti alla creazione di valore condiviso. Questi tre paradigmi rappresentano un approccio evolutivo storico del concetto di responsabilità sociale delle imprese e poi a livello di reporting implicano una tipologia di esercizio di comunicazione e rendicontazione ogni volta diverso. Nella slide successiva invece, grazie mille, vediamo che se i paradigmi di charity, CSR e sostenibilità che abbiamo visto fino a questo momento sono appunto indice di un approccio evolutivo storico e quindi di come il dibattito e il concetto di sostenibilità si siano evoluti nel tempo, possiamo allo stesso modo evidenziare che nel medesimo momento storico un'impresa nel medesimo momento storico possiamo individuare l'esistenza tra le varie imprese di diversi stadi di integrazione della sostenibilità nel business sulla base dell'impegno delle singole imprese nel tempo. Ora, in questa slide vediamo un grafico e vediamo messi in correlazione tra di loro l'impegno e il tempo, quindi appunto l'impegno che l'azienda, l'impresa dedica alla sostenibilità nel corso del tempo. E sulla base di questo evidenziamo, come dire, degli stadi evolutivi, no? Partiamo da uno stadio informale, quindi nell'angolo tutto a sinistra, per cui un'azienda si trova ad uno stadio informale quando ci sono delle piccole iniziative di CSR, che però sono quasi sempre delle iniziative che l'azienda compie in maniera inconsapevole, quindi senza alcun tipo di regia, sono chiaramente delle misure volontarie che l'azienda decide di adottare nei confronti dei clienti, dei fornitori o dei propri dipendenti. Quando poi inizia ad esserci un'ulteriore presa di coscienza, quindi una maggiore consapevolezza di quello che l'azienda sta compiendo in quest'ambito, si arriva ad uno stadio cosiddetto corrente, quindi le iniziative che prima magari erano un po' sparute e disorganizzate, ora iniziano ad essere in qualche modo meglio strutturate e meglio coerenti, più coerenti tra di loro. Quando poi si arriva ad un invece ulteriore livello di concretezza, si raggiunge il cosiddetto stadio sistematico. In questo stadio l'azienda si occupa di sostenibilità in maniera strutturata, in maniera sistematica, organizza spesso al proprio interno un presidio di CSR, quindi stabilisce proprio una funzione che si occupa di questa tematica e razionalizza e sistematizza tutte le iniziative che sono state fino a questo momento messe in atto dall'impresa stessa. Nel momento in cui poi la sostenibilità diventa una leva di vantaggio competitivo, allora si arriva ad uno stadio innovativo. In questo stadio l'azienda riesce a mettere in campo delle soluzioni che siano win-win, quindi vincenti per l'azienda stessa e al tempo stesso anche per tutti gli stakeholder. E in questo stadio si parla appunto proprio di sostenibilità, è quello che identificava prima Maria Hilda con sostenibilità, e i prodotti e il business vengono ripensati in chiave sociale con una valenza ambientale.
Da ultimo, quando poi c'è una tensione ideale ad essere innovativi, ma allo stesso tempo si ha anche, cioè l'impresa ha anche l'intenzione di incidere in maniera forte e concreta sul contesto esterno attraverso la propria attività o attraverso la riconversione del business, allora vuol dire che si è giunti ad uno stadio, come dire, finale e dominante. E questo, ad esempio, è il caso delle società benefit. Ecco, ora che abbiamo fatto un po' di chiarezza sui vari concetti principali che ricorrono quando si parla di sostenibilità, quindi distinzione tra charity, CSR e sostenibilità, e poi abbiamo provato un attimino a capire che cosa significa integrare la sostenibilità nel proprio business, ho un'altra domanda per Maria Hilda. Quanto è importante a questo punto, se parliamo anche per passare da uno stadio all'altro, quanto è importante la pianificazione strategica alla luce di tutti questi elementi? Che cos'è un piano strategico? Che tipo di percorso deve compiere l'azienda? Grazie Silvia per questa domanda, che è molto importante, così come è importante la pianificazione, anzi direi che per la costruzione di un piano strategico di sviluppo sostenibile la pianificazione è assolutamente un'attività fondamentale. Infatti vediamo in questa slide che è proprio la prima attività che un'impresa che vuole intraprendere questo percorso deve compiere per giungere alla realizzazione del proprio piano. Infatti, solo dopo che l'impresa avrà individuato e integrato gli obiettivi strategici di sostenibilità per essere rilevanti nel proprio business, e quindi appunto siamo nell'ambito del plan, potrà portare avanti un percorso fatto di azioni concrete, quindi do, ovvero fare, potrà poi misurare il proprio impatto sia sociale che ambientale che con le azioni concrete individuate l'impresa produce, azioni appunto che dovranno essere misurate e poi rendicontate in un bilancio di sostenibilità, come vedremo in maniera molto approfondita con Sonia dopo. E infine dovrà anche divulgare e valorizzare le buone pratiche di sostenibilità che ha deciso di adottare, perché non ci dimentichiamo che un aspetto fondamentale della sostenibilità è proprio oltre alla rendicontazione, anche la comunicazione degli sforzi fatti, perché ovviamente un'impresa che decide di intraprendere un percorso di sostenibilità e quindi integrare la sostenibilità in modo strategico nel proprio business compie notevoli sforzi, e quindi è giusto e assolutamente necessario che questi sforzi vengano comunicati. Come abbiamo approcciato noi con i nostri clienti alla costruzione dei loro piani strategici? Se possiamo passare alla slide successiva, grazie. Diciamo che la metodologia che abbiamo spostato noi è una metodologia che suddivide il percorso di costruzione del piano strategico in due fasi. Una prima fase, diciamo più teorica, di assessment e materialità, e una seconda fase che invece porta alla vera e propria formalizzazione del piano strategico. Cosa significa assessment e materialità? È un po' un'analisi, diciamo, introspettiva che l'impresa deve compiere, perché deve innanzitutto guardarsi intorno, cioè compiere un'analisi di benchmarking e di scenario per vedere dove si collocano i suoi competitor nell'ambito della sostenibilità, quali sono i temi di sostenibilità rilevanti nel proprio settore economico, commerciale di appartenenza. Svolgere anche un'autoanalisi, quindi guardarsi all'esterno ma guardarsi anche all'interno, sia per vedere quali sono le attività che magari anche in maniera inconsapevole ha già portato avanti, magari può appunto aver intrapreso delle iniziative di charity o altre politiche di sostenibilità, per esempio per i propri dipendenti, cioè di responsabilità sociale per i propri dipendenti, fatte, come diceva Silvia, senza una vera e propria regia. Ma deve guardarsi dentro anche per individuare i potenziali rischi in materia di sostenibilità, cioè quali danni posso causare all'ambiente con la mia attività, quali danni posso causare alla collettività, e quindi fare questa analisi per ovviamente prevenire questi rischi. L'analisi introspettiva e del mondo circostante l'impresa servirà per ragionare su quali sono i temi della sostenibilità maggiormente rilevanti, quindi i macro settori della sostenibilità che sono rilevanti per il business dell'impresa in questione e che quindi voglio portare avanti, voglio promuovere. Ma come faccio? Visto che l'approccio è sempre su base volontaristica, non ci sono regole che disciplinano
questo tipo di percorso, la metodologia che solitamente si segue è quella di condurre un'analisi di materialità, cioè un'analisi dei temi che per me e per la mia impresa sono rilevanti perché riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali del mio business. La materialità è un concetto che poi vedremo anche con Sonia, possiamo definire circolare, perché lo troviamo in questa prima fase di pianificazione del mio piano strategico, ma lo troviamo anche alla fine, nel momento in cui dovremo rendicontare, ma non voglio anticiparvi nulla. Ovviamente non esiste una lista di temi perfetta, definita, da cui partire, però a tal proposito ci vengono in aiuto i cosiddetti SDGs, ovvero gli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono stati individuati nella cosiddetta Agenda 2030 pubblicata dall'ONU nel 2015. Sono obiettivi che teoricamente dovrebbero essere raggiunti, portati a compimento nel 2030 per questa Agenda 2030. Sono 17, ma sono poi dettagliati da 169 target, quindi 169 sotto-obiettivi che danno un po' delle indicazioni su come raggiungere i macro obiettivi. I temi, potete vedere, sono molto vari, si va dalla lotta alla povertà, alla fame nel mondo, fino alla lotta al cambiamento climatico, passando per la promozione dell'uguaglianza di genere. Proprio perché non abbiamo una regola specifica da seguire, chiederei a Silvia di spiegarci come fa l'impresa a determinare che cosa è materiale per lei, cioè chi glielo dice? Allora, grazie. Dunque, chi ci dice che cosa è materiale per noi, per la nostra impresa e quindi poi per partire a pianificare la nostra strategia di sostenibilità? Ce lo dicono, cioè l'impresa è composta dagli stakeholder e sono coloro che poi ci diranno, appunto, ci aiuteranno a capire che cosa è materiale, quindi che cosa è rilevante e su che cosa concentrarci. Gli stakeholder sono stati definiti nel 1984 da Freeman come tutti quei gruppi che influenzano o sono influenzati dalle attività di un'organizzazione, dai suoi prodotti, dai suoi servizi e poi dai suoi risultati di performance. Sono i cosiddetti portatori di interesse, quindi sono tutti quelli con cui l'azienda in un modo o nell'altro entra in contatto. Gli azionisti, i dipendenti, i clienti, i fornitori, le autorità, le comunità locali, le associazioni sul territorio e così via. Sono quindi gruppi vastissimi, variegati, molto diversi tra di loro, ognuno dei quali avrà nei confronti dell'azienda un'aspettativa, un interesse, quindi un bisogno. Affinché l'impresa duri nel tempo è necessario rispettare e contemperare tutte le aspettative legittime e le attese che vengono espresse dagli stakeholder, sia in maniera diretta che in maniera indiretta. Quindi coinvolgere gli stakeholder diventa veramente un requisito fondamentale e di nuovo strategico per la gestione di tutte le scelte da prendere relativamente alle diverse questioni problematiche legate alla sostenibilità. Anche i GRI, di cui poi ci parlerà più approfonditamente Sonia più tardi, stabiliscono, cioè ritengono quale principio veramente cardine il coinvolgimento degli stakeholder, quindi lo stakeholder engagement, proprio perché esplica quello che è il principio di inclusività, per cui agli stakeholder viene riconosciuto il diritto ad essere ascoltati, ad essere presi in considerazione, anche perché in questa maniera l'azienda evita di cadere in un approccio autoreferenziale, no? Quindi pensare solo a se stessa e sviluppare tutto il proprio piano di sviluppo sostenibile solo nei confronti di se stessa. Quindi gli stakeholder svolgono un ruolo veramente importante in quella che è poi la decisione della materialità e della rilevanza degli aspetti da prendere in considerazione. Svolgono un ruolo, abbiamo detto, chiave, un ruolo che è soprattutto attivo, quindi si parla di coinvolgimento proprio perché non vengono semplicemente ascoltati o non vengono semplicemente date loro delle informazioni, quindi non c'è un flusso di comunicazione unidirezionale che dall'azienda va al portatore di interesse, ma ci deve essere una vera e propria comunicazione interattiva, per cui
l'azienda ascolta, recepisce e ascolta le aspettative degli stakeholder, le soppesa, decide se prendersi degli impegni ed eventualmente quali impegni prendere e poi sulla base di questo decide se e come impostare o rivedere le proprie politiche, le proprie strategie. A seconda delle varie tipologie di stakeholder engagement si parla di dialogo sollecitato, coinvolgimento finalizzato, quando invece gli stakeholder vengono coinvolti per un interesse specifico dell'impresa, oppure coinvolgimento strategico, quando l'azienda si rivolge agli stessi proprio per definire una strategia, in questo caso una strategia di sostenibilità. Ma chi coinvolgiamo? Adesso lo vediamo in questa slide, chi ci può aiutare a definire quali sono gli aspetti rilevanti, quali sono gli interlocutori che vale la pena includere in questo processo. Dunque, perché l'esercizio di stakeholder engagement funzioni e sì, l'azienda riesca ad apprendere quello che è necessario per la propria strategia, bisogna selezionare gli stakeholder sulla base di rappresentatività ed inclusività. Bisogna quindi innanzitutto enumerare quelli che sono gli stakeholder di una determinata azienda, quindi andare a vedere con chi l'impresa entra in contatto, chi è sollecitato dai prodotti o dalle attività dell'impresa e chi quindi potrebbe avere un interesse a esprimere, diciamo così, la propria opinione. Una volta che sono stati enumerati gli stakeholder rilevanti, bisogna però scegliere quali coinvolgere, perché non è necessario coinvolgerli tutti nello stesso momento, non è detto che sia anche buona cosa coinvolgerli tutti nello stesso momento e per scegliere quindi chi coinvolgere l'azienda si può ricorrere alla, diciamo, costruzione di una mappa degli stakeholder, un po' come quella che vediamo in questa slide. Abbiamo sull'asse delle ascisse gli stakeholder, come dire, influenti, cioè il livello di influenza, mentre sull'asse delle ordinate abbiamo sull'asse delle ordinate abbiamo il livello di interesse, sull'asse delle ascisse abbiamo il livello di influenza. Con influenza intendiamo quanto lo stakeholder esercita potere nei nostri confronti, quindi nei confronti dell'azienda, e invece con interesse è quanto lo stakeholder è interessato e dipende dalle strategie aziendali, quindi quanto è interessato a quello che l'azienda decide e quanto ne è effettivamente poi in una situazione di dipendenza. A questo punto si identificano quattro categorie. Abbiamo gli stakeholder cosiddetti deboli, gli stakeholder cosiddetti marginali, quelli essenziali e quelli appetibili. I deboli sono quelli che hanno un grosso interesse, quindi dipendono molto dalle scelte aziendali, ma allo stesso tempo hanno poca influenza, esercitano un'influenza molto bassa nei confronti dell'azienda. Sono quelli a cui tendenzialmente l'azienda guarderebbe di meno, però in realtà è proprio doveroso coinvolgerli. E pensiamo ad esempio spesso ai dipendenti che magari hanno delle possibilità contenute di influenzare l'azienda, ma è doveroso coinvolgerli in qualsiasi tipo di scelta strategica. Ci sono invece gli stakeholder marginali, quindi quelli per cui c'è un basso livello di interesse e anche un basso livello di influenza. Poi ci sono gli stakeholder essenziali, che lo dice già il termine, sono quelli che hanno un altissimo livello di influenza, un altissimo livello di interesse, quindi sicuramente quelli verranno presi in considerazione in qualsiasi esercizio di stakeholder engagement. E poi ci sono invece gli stakeholder appetibili, che sono quelli molto influenti, quindi che esercitano un grande potere nei confronti dell'impresa, ma che hanno magari un interesse limitato ad essere coinvolti nelle strategie aziendali. Ecco, questi sono gli stakeholder appetibili, sono quelli per cui il coinvolgimento è opportuno. Quindi in un'ottica futura bisognerà anche pensare a sviluppare delle modalità per riuscire ad esercitare a far sì che si interessino maggiormente alle azioni e alle strategie della nostra azienda.
Ora che abbiamo, come dire, deciso chi coinvolgere, e anche qui in realtà ogni impresa è libera di scegliere chi coinvolgere, non ci sono appunto, la scelta è assolutamente, come dire, soggettiva, non ci sono limiti né in un senso né nell'altro, quindi né limiti minimi né limiti massimi, ovviamente il coinvolgimento, la scelta degli stakeholder a coinvolgere dipenderà anche da quello che poi è l'obiettivo dello stakeholder engagement e dell'azienda. Ad ogni modo, una volta evidenziati quali stakeholder coinvolgere, è ora il momento di riflettere su come coinvolgerli e quindi sulle modalità di coinvolgimento. Nella prassi, spesso, soprattutto per chi si approccia al discorso della sostenibilità per la prima volta, si decide si ricorre spesso a due momenti di coinvolgimento diversi. Un primo momento in cui si coinvolgono alcune categorie di stakeholder a cui si dà un po' una sorta di precedenza, ad esempio il top management, e poi in un secondo momento, magari dopo aver fatto un primo esercizio di coinvolgimento con il management, provare a coinvolgere categorie di stakeholder successivi. In generale il principio che si deve un po' tenere a mente nello svolgere questo tipo di attività è quello secondo cui è meglio la qualità di una risposta piuttosto che la quantità, quindi è meglio coinvolgere piuttosto un gruppo ristretto di stakeholder, categorie limitate di stakeholder, ma ottenere da parte loro delle risposte che siano chiare, che siano qualitativamente interessanti, nel senso che sappiano restituirci un feedback di valore. Ecco, quindi uno stakeholder engagement fatto bene non necessariamente vuol dire coinvolgere tutti gli stakeholder possibili e immaginabili, ma significa cercare di ottenere delle risposte di valore dagli stakeholder anche pochi che eventualmente ho coinvolto. Modalità di stakeholder engagement. Distinguiamo tra modalità unidirezionali e modalità partecipative. Modalità unidirezionali sono i questionari e le interviste one-to-one, le modalità invece partecipative sono workshop, focus groups o forum multi-stakeholder. Nelle modalità unidirezionali il dialogo è limitato, il dialogo tra organizzazione e stakeholder è limitato, spesso è l'organizzazione che chiede e lo stakeholder che si limita a rispondere. Il questionario è forse la modalità più diffusa, è la prima modalità di coinvolgimento, la più diffusa, consente di ottenere delle risposte standard, quindi delle risposte sicuramente chiare, delle risposte che non divagano, spesso e volentieri delle risposte anche quantitative, e quindi è molto facile poi riuscire a classificare i feedback ricevuti dagli stakeholder quando si è utilizzato un questionario. Già con le interviste anche solo one to one, bisogna decidere che tipo di intervista avviare, quindi se è un'intervista strutturata, se è un'intervista invece completamente libera, anche sulla base di questo tipo di scelta ovviamente si otterranno delle risposte più o meno chiare, più o meno standard, più o meno entro determinati parametri. Con le modalità invece partecipative abbiamo sicuramente un coinvolgimento degli stakeholder che è più ampio, più attivo e proattivo. I workshop, ad esempio, sono dei laboratori in cui si lavora attivamente su dei contenuti prestabiliti, quindi è prevista una partecipazione attiva, qualificata, e il workshop può essere veramente uno strumento molto efficace di engagement, soprattutto, ad esempio, se lo pensiamo in relazione al management, una volta che viene presentata una matrice di materialità, quindi magari come primissimo step coinvolgere il management o una ristretta cerchia di stakeholder in maniera molto mirata, quindi con questionari, con interviste one to one per avere appunto subito un riscontro e subito delle risposte chiare. E poi eventualmente, una volta che si è scelto quali macro ambiti andare a toccare con la propria strategia di sostenibilità, ricoinvolgere forse il management con dei workshop, quindi a questo punto mettendoli nelle condizioni veramente di contribuire, di sviluppare il piano. Nessuno strumento è da escludere, nessuno strumento è da preferire, ogni azienda così come sceglie che stakeholder coinvolgere, sceglie anche come coinvolgerli, è una scelta appunto soggettiva, e un buon processo di stakeholder engagement tiene a mente tutta una serie di considerazioni, intanto il numero di stakeholder,
poi le tempistiche, quindi anche quali sono i tempi entro cui l'azienda vuole arrivare a delle risposte, di che tema si sta parlando, quindi la rilevanza del tema, le risorse, perché ovviamente preparare dei questionari e distribuirli ai dipendenti comporterà un certo costo, mentre andare a coinvolgerli, organizzare dei workshop, magari anche su più giorni, ovviamente comporteranno dei costi, comporteranno anche un dispendio di tempo da parte dei soggetti coinvolti e così via. E poi soprattutto bisogna anche valutare se c'è la possibilità eventualmente di sfruttare potenziali sinergie con strumenti di coinvolgimento che magari sono già in essere nell'ambito di altri processi aziendali. Ad esempio, se le risorse umane per una determinata necessità hanno già avviato un dialogo con i dipendenti attraverso dei questionari, beh, magari a quel punto sarà facile o sarà più facile, più immediato, inserire magari in questo stesso tipo di questionari anche delle domande relative al piano di sviluppo sostenibile che l'azienda vorrebbe implementare. Quindi evitare di costituire un nuovo processo di coinvolgimento dei dipendenti da zero, ma affiancarsi ed aggiungersi ad un processo che è già in atto. Il punto dello stakeholder engagement è che non serve soltanto nell'ambito, dell'analisi come dire, di materialità, cioè nel definire che cosa può essere materiale per l'azienda e su che cosa l'azienda può andare a concentrarsi, ma è un processo che ha soprattutto senso, assume un significato ancora maggiore se riesce a proseguire negli anni con veri e propri percorsi di coprogettazione. Ci sono esempi di società che sono riusciti veramente a coinvolgere gli stakeholder non soltanto nella fase iniziale di definizione dei macroambiti del piano di sviluppo sostenibile, ma anche in maniera proprio continuativa nel tempo, quindi coprogettando insieme agli stakeholder via via interpellati iniziative, azioni e migliorando poi insieme a questo dialogo costruttivo il proprio piano di sviluppo sostenibile. Ecco, ora che abbiamo parlato di materialità, cioè di identificazione dei macro ambiti della sostenibilità in cui l'azienda deciderà su cui l'azienda deciderà di concentrarsi, e ora che abbiamo visto come provare a coinvolgere le risorse chiave per l'azienda, come traduciamo questa bella lezione teorica in una strategia più pratica? Da dove parte un'impresa per mettere a terra un piano di sviluppo sostenibile? Che cosa concretamente fa? Maria Hilda. Allora, sì, diciamo, il processo di stakeholder engagement e l'analisi di materialità ci consentono di ricordare. Maria Hilda, scusami, ti sentiamo malissimo, tipo robotica. Non so se puoi. Puoi fare qualcosa al microfono? Provare? Io ti sento molto male. Sì, confermo, si sente male. Strano perché prima si sentiva veramente bene ed è un peccato perché eravamo riusciti a trovare il giusto equilibrio, però adesso sei proprio robotica, per cui non si capisce neanche bene cosa dici, non si riesce a sentire le parole. Male. Cosa posso fare? Non so se hai magari le cuffie che puoi utilizzare o un microfono da attaccare direttamente al computer, perché forse prima ti ho vista che non avevi cuffie o altra tipologia di supporto, quindi non so se le hai a portata di mano, magari sono un pochino più antiestetiche, però sono funzionali. Però tutte compatibili col computer, purtroppo. Ah, ok. No, ti sentiamo proprio male. Non so se vuoi provare magari a, non so, uscire un attimo, rientrare o non saprei bene che cosa suggerirti. Magari ti diamo un attimo per fare qualche prova. Nel frattempo vedo che stanno arrivando alcune domande, per cui non so se magari Silvia.
Avevi modo di dare un'occhiata intanto che cerchiamo di sistemare con Maria Hilda la questione dell'audio? Non so se le vedi anche tu nella sezione sì. Q&A. Ci suggeriscono insomma che fino a ieri si parlava appunto di tre dimensioni, no? E oggi ne viene aggiunta una quarta che diciamo in qualche modo è stata portata dalla pandemia, dal Covid che ci ha invaso. Non so se magari vogliamo fare una piccolissima parentesi, poi magari la riprendiamo alla fine, però in effetti c'è tema diciamo della sostenibilità, almeno per coloro che avevano poi di fatto attuato la sostenibilità e avevano già in atto tutti i processi di cui stiamo parlando quest'oggi, hanno dimostrato anche di rispondere meglio poi di fatto al momento della crisi e di insomma si sono fatti trovare forse più pronti, no? Rispetto sì. ad altre realtà. Assolutamente, abbiamo quello che un pochino si è visto in questi mesi è che effettivamente imprese che avevano già avviato dei processi relativi alla sostenibilità, quindi avevano già avviato dei percorsi di integrazione della sostenibilità nel proprio business, sono riusciti ad essere, come dire, un pochino più resilienti, un pochino più pronti ad affrontare questa enorme sfida che ci è arrivata e che nessuno si sarebbe aspettato. Abbiamo visto appunto tutti quanti passare, siamo passati, tutte le imprese sono passate in, men che non si dica, da una situazione di lavoro, delle attività lavorative normali ad attività lavorative completamente in smart working. Questo ha significato per i dipendenti iniziare a lavorare completamente da casa, l'abbiamo sperimentato tutti quanti, improvvisamente essere separati dal proprio contesto lavorativo, per un'azienda ha significato, per tutte le aziende ha significato anche, soprattutto adesso nella fase di ripresa, mettere in atto tutta una serie di attenzioni, di regole di comportamento che magari prima neanche si dovevano prendere in considerazione, quindi chi aveva già in qualche modo sviluppato un'attitudine sostenibile, quindi aveva già una certa sensibilità, una certa attenzione a questo tipo di tematiche, si è trovato un po' più pronto al cambiamento, un po' più pronto ad affrontare questa sfida. Ci sono imprese che sono riuscite, produttive, che magari sono riuscite a riconvertire la propria produzione, non soltanto in ottica di supporto allo Stato, ma anche proprio in ottica di ripensamento della propria strategia aziendale. Questo è qualcosa a cui stiamo assistendo ora, per cui è un momento veramente chiave, perché se fino a prima abbiamo parlato tanto all'inizio con Maria Hilda, no, di approccio volontaristico, quindi di sostenibilità intesa come scelta che l'azienda decide di prendere perché ha un determinato tipo di sensibilità, una determinata attenzione verso certe tematiche, ora forse ci si è resi conto che è quasi necessario, non tanto perché ci viene imposto a livello giuridico da qualcuno, ma proprio perché è il modo migliore per riuscire a rispondere ad un mondo che è in continuo cambiamento, sia in una situazione come quella del Covid, quindi in una situazione di emergenza sanitaria, sia in una situazione ad esempio come quella posta dal cambiamento climatico, che è un fenomeno che c'era assolutamente anche prima, ma di cui forse ora ci si rende conto leggermente di più, forse ora ci si è resi conto maggiormente degli impatti che le aziende hanno su questo fenomeno e di quanto in realtà loro possano fare. Per cui quando vedo qui la domanda che dice: fino a ieri si parlava di ESG, quindi di Environmental, Social and Governance, e ora c'è una sfera in più. È vero, c'è un'attenzione maggiore e questo è stato un po' un'imposizione che ci è arrivata, ma appunto non un'imposizione giuridica quanto veramente un'imposizione, una presa di consapevolezza. Prima dicevamo che la scelta di sostenibilità deve essere consapevole. Ecco, forse siamo arrivati in una situazione in cui
abbiamo dovuto prendere consapevolezza di tutta una serie di fenomeni e anche del ruolo importantissimo che tutti noi, soprattutto quando siamo, come dire, aggregati in un'organizzazione, in un'impresa, nel ruolo che tutti noi svolgiamo ed è il ruolo assolutamente positivo che possiamo svolgere tutti insieme. Grazie Silvia, sapevo di trovarti pronta su questa tematica, per cui abbiamo fatto questa piccola digressione. Adesso riprenderei la presentazione, vedo che Maria Hilda nel frattempo si è collegata forse con un altro... Sì, ho provato a collegarmi col telefono così posso usare le cuffie, non so se mi sentite. Perfetto, adesso ti sentiamo perfettamente. Allora io riprendo. Benissimo, possiamo rilanciare la slide di prima allora. Eccoci qua, perfetto. Allora ti lascio proseguire da dove avevamo lasciato. Grazie mille. Scusateci per questo inconveniente tecnico, non so da che cosa sia dipeso. Allora, ci eravamo lasciati con il processo di stakeholder engagement e di analisi di materialità. Fondamentale per passare dalla prima fase del nostro percorso di costruzione del piano strategico, cioè l'assessment e la materialità per l'appunto, alla vera e propria formalizzazione del piano strategico. Con l'analisi di materialità e con la conduzione dello stakeholder engagement, quindi con la partecipazione di tutti gli stakeholder della nostra impresa, siamo riusciti a definire e individuare quali sono i pilastri e i principi di sostenibilità materiali per l'impresa e che quindi l'impresa vuole portare avanti. Sulla base di questi principi e pilastri deve quindi essere sviluppato un vero e proprio piano strategico che dovrà necessariamente essere un piano pluriennale, perché la sostenibilità è un vero e proprio impegno per l'impresa e quindi diciamo deve essere portata avanti nel tempo, non può risolversi soltanto in un anno, ma deve avere una prospettiva necessariamente di medio-lungo periodo. Per cui noi proponiamo tendenzialmente dei piani di sviluppo sostenibile almeno triennali, piano che deve essere condiviso con i vertici aziendali che, come evidenziava anche Silvia, sono i primi da interrogare, tra virgolette, con lo stakeholder engagement, a cui ci rivolgiamo con lo stakeholder engagement, e che deve essere appunto validato dai vertici aziendali e condiviso con tutti gli stakeholder dell'impresa di riferimento, a partire dai propri dipendenti, perché ovviamente le politiche di sostenibilità che possono essere contenute in un piano strategico riguarderanno certamente anche i dipendenti, per cui sono i primi che devono essere resi edotti dell'implementazione di un piano di questo tipo. Il piano strategico di sviluppo sostenibile deve essere accompagnato ad un action plan, cioè a un piano di azione. Se possiamo andare avanti con le slide. Ok, un piano di azione che serva proprio per tradurre la strategia di sostenibilità che si vuole adottare in azioni concrete. Quindi sulla base degli ambiti di sostenibilità ritenuti rilevanti dovranno essere individuati degli obiettivi di medio periodo, diciamo sottocategorizzati in degli obiettivi di breve periodo o obiettivi target e poi in veri e propri programmi di azioni e iniziative. A questo proposito vi abbiamo voluto portare l'esempio di cioè un case study, diciamo, un caso che ci siamo trovati a trattare con un nostro cliente che era in particolare una società di consulenza, quindi una società di servizi, per il quale abbiamo sviluppato un piano strategico di sostenibilità appunto triennale, quindi che è iniziato l'anno scorso nel 2019 e si concluderà almeno come primo esperimento nel 2021. Trattandosi di una società di consulenza, molteplici erano ovviamente le aree di intervento e di interesse per la società. Quella più significativa, cioè, diciamo, tra le più significative e rilevanti c'era l'aspetto sociale relativo ai propri dipendenti, ai propri collaboratori, per cui siamo intervenute con la costruzione di un piano di welfare aziendale che è partito, ovviamente, come abbiamo visto nel percorso che vi abbiamo illustrato in precedenza, dall'individuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile appunto rilevanti per la nostra società. In particolare, dal punto di vista sociale e di welfare, abbiamo individuato l'obiettivo 3, l'obiettivo 5 e l'obiettivo 8 dell'Agenda 2030.
Il primo, quindi l'obiettivo 3, è quello che si riferisce a good health and well-being, quindi a garantire una vita sana e a promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Il 5 è quello relativo alla gender equality. E l'8 invece è quello relativo alle decent work and economic growth, quindi alle condizioni di lavoro. Nell'ambito di questi tre grandi obiettivi abbiamo dettagliato, diciamo, il percorso per il raggiungimento di questi obiettivi con delle attività concrete e con una pianificazione nel tempo di quando queste attività dovranno essere portate a compimento. Per cui, ad esempio, vediamo che con riferimento all'obiettivo 3, che è quello appunto sulla salute delle persone, in particolare dei lavoratori, il primo passo sicuramente è stato quello di istituire un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro che in Italia è disciplinato dal decreto legislativo 81 del 2008 e che è un tema che, diciamo, sfortunatamente per il periodo che abbiamo vissuto per il Covid è cioè ancora più, sempre più centrale nell'attività di impresa. Questa attività è stata compiuta appunto l'anno scorso e quindi è stato un primo passo. Allo stesso tempo la nostra società ha voluto promuovere uno stile di vita sano per i propri dipendenti e collaboratori e quindi ha attivato, ad esempio, si è proposta di attivare, cosa che sta portando avanti, un progetto di bike sharing, quindi un progetto che non solo ha una valenza diciamo sociale per i propri dipendenti, ma anche una valenza ambientale importante, perché ovviamente l'utilizzo della bicicletta, così come altri mezzi di trasporto, ad esempio elettrico, ovviamente ha un impatto ambientale minore rispetto ad altri mezzi di trasporto. E anche, diciamo, nella programmazione è stata prevista anche l'istituzione di corsi, diciamo, sportivi, di training sportivi a favore dei dipendenti, attività che sta portando avanti. Passando, ad esempio, invece all'obiettivo 5, una delle attività era quella di istituire una policy per il parental leave che però non riguardasse soltanto le donne ma che potesse essere diciamo incentrata anche sugli uomini e quindi sui padri, oppure l'istituzione di una politica salariale di remunerazione chiara che non facesse differenza tra dipendenti o collaboratori maschi o femmine. Come abbiamo fatto ad individuare questi tre obiettivi? Quindi quale attività di stakeholder engagement abbiamo condotto, Silvia? Allora, dunque, per decidere di soffermarci su questi tre obiettivi, ovviamente in prima istanza abbiamo, oltre ad analizzare l'ambito di operatività dell'azienda, per cui a renderci conto di come, dove operasse l'azienda, che tipo di servizi erogasse e così via, abbiamo avuto un momento di confronto con il top management. L'abbiamo fatto tramite delle interviste one-to-one in un primo tempo, quindi ci siamo confrontati su quelle che erano un po' le visioni del management per questo tipo di organizzazione, quali fossero gli obiettivi, li abbiamo un po' definiti insieme. Una volta fatta una sorta di prima scrematura, siamo poi passati a coinvolgere nel nostro procedimento di stakeholder engagement altre portatori di interesse, nello specifico clienti e dipendenti. I dipendenti li abbiamo coinvolti con questionari e interviste one-to-one, per cui in realtà la maggior parte dei dipendenti è stata coinvolta con dei questionari volti a capire quali fossero le istanze maggiormente sentite dagli stessi, quali fossero magari degli ambiti sui quali loro avevano interesse che l'azienda si definisse delle strategie o prendesse in considerazione, per cui abbiamo visto ad esempio che la questione della, prima Maria Hilda evidenziava l'SDG numero 5, quindi la questione del parental leave, del congedo parentale era molto sentito, era una questione che appunto era molto sentita soprattutto dai dipendenti donne, ma è stato un bellissimo momento di presa di coscienza anche da parte dei dipendenti del fatto che l'azienda stesse decidendo di implementare una strategia che avesse a cuore anche le loro istanze.
Questo appunto l'abbiamo fatto tramite un questionario e in determinati casi tramite invece delle interviste one-to-one, nello specifico ai responsabili di alcuni dipartimenti che erano maggiormente sollecitati o che sarebbero poi stati maggiormente sollecitati dall'implementazione di questa strategia aziendale, quindi ad esempio i responsabili del dipartimento HR, l'RSPP e così via. Dopo aver coinvolto i dipendenti abbiamo coinvolto anche i clienti, che quindi sono i destinatari dei servizi erogati da questo tipo di organizzazione. Con loro, cioè a loro abbiamo presentato un sondaggio per capire quale fosse il rapporto che i vari consulenti della società di servizi instauravano con i diversi clienti, quindi a capire come si ponessero, quali fossero anche qui delle istanze sentite particolarmente forti dai clienti e che dovessero poi essere prese in considerazione nel piano di sostenibilità. Una volta raccolte le istanze da dipendenti e clienti, siamo ritornati dal top management e questa volta abbiamo, un po' come si diceva prima, creato un'interazione maggiore, quindi anziché delle interviste one to one li abbiamo coinvolti in dei workshop proprio per vedere, prese in mano le istanze di dipendenti e clienti, quali potessero essere delle azioni concrete da mettere a terra per l'implementazione della strategia di sostenibilità, del piano di sostenibilità. E ecco, questo è un pochino l'esercizio che abbiamo fatto. A questo punto abbiamo iniziato a dare il via, a mettere a terra le varie azioni e ci siamo poi concentrati, abbiamo deciso di concentrarci chiaramente sulla fase successiva di monitoraggio e poi di rendicontazione. Di questo adesso ci parlerà un pochettino Sonia, ma appunto la questione era: una volta che abbiamo stabilito tutti questi obiettivi, come facciamo a misurarli? Grazie Silvia. Allora, naturalmente la fase di check e di monitoraggio, come diceva Silvia, di tutti quegli obiettivi che si sono fissati con il piano strategico di sostenibilità è una fase importantissima per passare poi alla fase finale di questo nostro piano, che era quello appunto che è quella di reporting, quindi di sviluppare il reporting di sostenibilità. La fase di monitoraggio è importante perché all'interno del piano di sviluppo sostenibile, come abbiamo visto prima, si va ad identificare degli obiettivi strategici che sono ritenuti dall'organizzazione come obiettivi materiali e quindi sono fondamentali per la stessa, viene sostanzialmente monitorato il raggiungimento di questi obiettivi. Questo monitoraggio ci serve poi per andare appunto, come dicevo prima, a rendicontare tutto quello che è stato fatto dall'organizzazione all'interno di quello che è normalmente un bilancio di sostenibilità. Per bilancio di sostenibilità intendiamo un documento con cui un'organizzazione, impresa, ente pubblico, un'associazione, comunica appunto gli esiti della sua attività, ma non si limita ai soli aspetti finanziari come normalmente un bilancio, va a toccare tutte quelle dimensioni che sono state toccate, che sono state analizzate prima dalle mie colleghe in riferimento al piano strategico di sviluppo sostenibile, quindi la dimensione economica, sociale e ambientale. Il bilancio di sostenibilità viene redatto secondo i GRI standards, che sono appunto delle linee guida che si focalizzano proprio su queste tre dimensioni, andando a analizzare quelli che sono i temi materiali che sono stati definiti materiali dall'organizzazione e che vengono quindi rendicontati all'interno di un bilancio di sostenibilità. Il bilancio di sostenibilità è importante in relazione agli obiettivi di unire il profitto della sostenibilità, se vogliamo chiamarlo così, e contribuire allo sviluppo del business con la sostenibilità. Questo presentare un bilancio di sostenibilità che rispecchi tutto quello che è stato fatto dall'organizzazione nelle sue fasi di implementazione di un piano di sviluppo sostenibile ha dei benefici sia interni che esterni. Come abbiamo visto prima con Silvia, il reporting ha una finalità esterna quando lo stesso viene utilizzato appunto per comunicare all'esterno quello che è stato fatto dall'organizzazione. Comunicare all'esterno può voler dire che
crea dei benefici, sostanzialmente dei benefici reputazionali che possono essere nei confronti di clienti, quindi fidelizzazione dei clienti, un miglioramento dei rapporti con gli investitori, l'attrazione di capitali, e comunque crea molto spesso anche un vantaggio competitivo in alcuni settori rispetto a quei a altri fornitori concorrenti che non sviluppano un piano sostenibile e non redigono quindi di conseguenza un bilancio di sostenibilità. Oltre ai benefici esterni legati proprio alla reportistica, ci sono anche dei benefici interni che si collegano a tutto il discorso di stakeholder engagement e a tutto il discorso di coinvolgimento delle persone che fanno parte dell'organizzazione, per una presa di consapevolezza di questi temi che sono legati alla sostenibilità anche da parte sia del management che dei dipendenti, perché nel momento in cui c'è una rappresentazione scritta di quello che è stato sviluppato legato alla sostenibilità, c'è una presa di consapevolezza maggiore da parte di tutti i partecipanti. E anche una componente, se vogliamo, una componente motivazionale per comprendere meglio quello che sta facendo l'organizzazione su queste tematiche. Come dicevo prima, il bilancio di sostenibilità viene redatto secondo, normalmente viene redatto secondo i GRI standards, che sono appunto delle linee guida che sono suddivise in diverse serie, sono quattro serie. Una prima serie, che è la serie 100, sono gli standard universali. Gli standard universali vengono utilizzati, sono tre, e vengono utilizzati dall'organizzazione per definire quello che è il contenuto e la qualità del contenuto del bilancio di sostenibilità stessa. Quindi vi è uno standard 101 che definisce i principi di rendicontazione e quindi va a spiegare come utilizzare i GRI e come fare riferimento a questi GRI nel corso dell'analisi di quelli che sono appunto i temi materiali individuati dall'organizzazione. Vi è poi un GRI 102 che va a definire quali sono le informazioni di rilievo per l'organizzazione, perché nel definire i temi materiali per un'organizzazione è chiaro che si deve anche contestualizzare dove opera un'organizzazione, in quale contesto, in quale mercato, in maniera tale da poter capire dove si deve focalizzare nella definizione dei propri temi materiali, dei propri obiettivi. E vi è poi invece un ultimo GRI standard universale, che è il GRI 103, che viene applicato sostanzialmente a tutti i temi che vengono rilevati come materiali. Cioè l'organizzazione definisce che ha dei temi materiali e questi temi materiali deve definire come va a gestirli. Quindi è pensato appunto questo GRI 103 per essere utilizzato per ciascun tema materiale all'interno del report di sostenibilità. Dopodiché gli standard GRI si suddividono poi in standard specifici e vanno a focalizzarsi proprio su quelle tre dimensioni che abbiamo visto prima, quindi la dimensione economica, dimensione ambientale e dimensione sociale. Come abbiamo visto nel case study, un'organizzazione non per forza va a toccare tutte le tematiche, anzi è normale che vada a definire delle tematiche che sono per lei più rilevanti. È chiaro che per esempio legati a una società appunto di consulenza avremo magari una maggior concentrazione su quelli che sono i temi economici e i temi sociali piuttosto che magari sui temi ambientali, che sono spesso molto più legate a delle aziende magari produttive, delle organizzazioni che hanno diversi impatti sull'ambiente. E allora a questo punto l'organizzazione andrà ad utilizzare per rendicontare questi temi quelli che sono gli standard specifici sui temi economici e gli standard specifici sui temi sociali. Un passaggio fondamentale che vediamo nella slide subito successiva legato al processo relativo al piano di sviluppo sostenibile è l'analisi di materialità. Come spiegava prima Maria Hilda, l'analisi di materialità è un processo un po' circolare, nel senso che viene prima fatta in fasi iniziali da parte dell'organizzazione per capire quali temi andare a indirizzare, quali temi andare ad analizzare, e viene fatta poi in un momento di reporting. L'analisi di materialità viene fatta in un momento di reporting perché bisogna individuare quelli che sono appunto i temi rilevanti che meritano di essere inseriti all'interno del report. Per andare a definire quali sono i temi rilevanti per un'organizzazione, l'analisi di materialità considera due variabili. Una variabile legata agli impatti economici, ambientali e sociali che ha l'organizzazione e una parte legata a quei temi che influenzano le decisioni degli stakeholder.
Non è detto che un tema sia rilevante per entrambi, quindi sia per gli impatti che ha su ambiente, economia e società, sia per le decisioni degli stakeholder. Può essere sufficiente che un tema sia rilevante per una delle due dimensioni perché venga trattato all'interno di un report di sostenibilità. Ciò che è importante è che l'organizzazione sia in grado di definire qual è stato il processo che ha portato all'identificazione di determinati temi, all'inclusione di questi determinati temi all'interno del report piuttosto che altri. Quindi è proprio un processo di valutazione di questa combinazione di fattori interni ed esterni per valutare la materialità di un tema. Gli impatti che sono sostanzialmente considerati sufficientemente importanti da richiedere una gestione attiva e un coinvolgimento dell'organizzazione sono considerati significativi e in questo modo, applicando questo principio di significatività dei temi, si avrà la certezza che il report dà la priorità a quelli che sono i temi materiali. Naturalmente, come dicevo prima, anche sull'analisi di materialità e su quali temi includere all'interno di un report di sostenibilità è abbastanza ampia, abbastanza libera, nel senso che naturalmente dovranno essere inclusi i temi che sono considerati materiali rilevanti per entrambe le dimensioni che abbiamo visto prima, quindi impatti sociali, ambientali, economici e influenza sulle decisioni dei stakeholder. Ciò non significa che non possano essere considerati all'interno del report di sostenibilità dei temi che l'organizzazione considera rilevanti ma che magari hanno una minore importanza. È appunto sempre importante illustrare il processo che ha dato la priorità a determinati temi piuttosto che ad altri. La definizione dei temi materiali prevede per l'organizzazione di andare a tener conto di diversi fattori. I fattori che possono essere considerati sono gli impatti economici, ambientali e sociali, che però devono essere ragionevolmente stimabili da parte dell'organizzazione, nel senso che deve essere in grado di stimare quali che sono gli impatti che l'attività dell'organizzazione ha sull'ambiente, sull'economia e sulla società. Quando parliamo di impatti stimabili non stiamo parlando soltanto di impatti a breve termine, stiamo parlando di impatti anche nel lungo termine, e stiamo parlando anche di impatti indiretti che l'organizzazione può avere su queste tre dimensioni. Un altro fattore molto importante nella definizione dei temi materiali si lega agli interessi e alle aspettative degli stakeholder direttamente coinvolti nell'organizzazione, quali possono essere appunto i dipendenti e gli azionisti. Come abbiamo visto prima, legato al discorso dello stakeholder engagement, gli stakeholder sono tutti quei soggetti che hanno modo di entrare in contatto con quella che è l'attività dell'organizzazione, che vanno dai dipendenti alla comunità locali e diversi gruppi di persone. È chiaro che stiamo parlando di gruppi molto variegati di soggetti che possono entrare a contatto con l'organizzazione, e quindi è chiaro che l'analisi di materialità è qui molto importante per capire quali sono gli interessi e le aspettative di tutti questi stakeholder e capire quali sono i temi che per questi stakeholder sono molto rilevanti e che devono quindi essere rendicontati da parte dell'organizzazione, e concentrarsi sostanzialmente sulla rendicontazione di questi temi. Un altro fattore fondamentale per la definizione dei temi materiali sono i più ampi interessi e temi economici, sociali e ambientali che sono appunto sollevati dagli stakeholder come i lavoratori non dipendenti, fornitori, comunità locali, categorie vulnerabili e società civile. Quindi tutti quegli stakeholder che magari non sono direttamente coinvolti dall'attività dell'organizzazione, ma che hanno comunque, che in qualche modo sono comunque influenzati dagli impatti che l'attività dell'organizzazione ha e dalle sue scelte sostanzialmente. Molto importante anche da tenere in considerazione da parte dell'organizzazione per la definizione dei temi materiali sono i temi e le sfide future di un determinato settore, identificati da pari o soggetti concorrenti. Questo si lega al discorso che facevo inizialmente di andare sempre a contestualizzare dove l'organizzazione opera. Quindi è molto importante che venga definito qual è il mercato di riferimento dell'organizzazione,
dove, in che contesto opera, quali sono i concorrenti dell'organizzazione, per andare a capire in generale quel mercato, quali temi e quali sfide porterà nel futuro, in maniera tale che l'organizzazione possa sviluppare concretamente un piano sostenibile che abbia una ragionevolezza all'interno del contesto in cui opera. Sempre legato a ciò, un altro fattore molto rilevante è quello legato alle leggi, regolamenti, accordi internazionali, accordi volontari di rilevanza strategica per l'organizzazione e i suoi stakeholder, perché appunto queste scelte, queste leggi, questi regolamenti che andranno ad influenzare il mercato di riferimento dell'organizzazione andranno di conseguenza naturalmente a influenzare quello che è l'identificazione dei temi materiali da monitorare e da riportare all'interno del proprio bilancio sociale. Altri fattori che determinano l'identificazione dei temi rilevanti per un'organizzazione si legano ai valori, alle politiche e alle strategie stesse dell'organizzazione, perché come abbiamo visto prima, ogni organizzazione nell'andare a definire il proprio piano strategico di sviluppo sostenibile andrà a sviluppare quelli che sono i valori propri dell'organizzazione stessa e in questo modo potranno essere considerati rilevanti alcuni temi piuttosto che altri. Ovviamente i temi, come dicevo, sono ordinati per priorità all'interno di un report, perché ogni tema deve essere indirizzato dall'organizzazione in base alla propria rilevanza. E in base a questa analisi di materialità si va poi a sviluppare quello che è il report di sostenibilità, quindi la redazione del vero e proprio bilancio sociale. In sostanza il bilancio sociale rappresenta un po' un momento conclusivo di tutto quello che abbiamo visto prima relativo al piano strategico di sviluppo sostenibile, perché parte dall'identificazione dei temi rilevanti, l'analisi di quelli che sono i KPI e il monitoraggio di quelli che sono i KPI e gli obiettivi legati a ciascuno di questi temi rilevanti che sono stati analizzati e portati in evidenza dall'organizzazione. Una volta che vi è stato fatto questo monitoraggio, si può passare alla reportistica vera e propria, andando a spiegare come l'organizzazione ha indirizzato i temi per essere rilevanti, legati alle dimensioni economico, sociale, ambientale, e andando quindi a riportare quali sono anche le previsioni future di gestione dei determinati temi. E in questo modo si va a creare quello che è appunto un bilancio sociale che ha rilevanza, come dicevo prima, sia interna che esterna per andare a comunicare tutto ciò che viene fatto dall'organizzazione legato al tema della sostenibilità. Io su questa parte del monitoraggio reporting direi che avrei concluso. Grazie mille Sonia, allora eccoci qua, riprendo un secondo le redini del discorso. Innanzitutto vi ringrazio tutte e tre per questa presentazione e per questo percorso che ci avete disegnato. Invito i nostri partecipanti ad utilizzare appunto la sezione delle Q&A per porci le loro domande. Adesso ci prendiamo magari 10 minuti, un quarto d'ora per rispondere ad eventuali curiosità, desideri di approfondimento, eccetera. Intanto partiamo subito, diciamo, da una domanda che ci è arrivata e che rivolgerei a Silvia, Maria Hilda, insomma ragazze, chiedo un supporto a voi, magari parte Silvia, poi forse anche Maria Hilda ha qualcosa da aggiungere a riguardo. Niente, ci chiedono sostanzialmente qual è poi di fatto il driver che spinge le aziende a scegliere il percorso di sostenibilità, posto che a livello normativo non ci siano dei veri e propri obblighi o dei veri e propri requisiti che debbano essere messi in atto. Per cui ci chiedono di fatto poi cos'è che spinge le aziende a iniziare un percorso che è anche oneroso da un punto di vista economico e che richiede comunque un certo impegno e l'utilizzo di risorse da impiegare su questa tipologia di percorso.
se diciamo la scelta è influenzata per esempio dalla percezione che poi il cliente, l'utente finale ha del brand, piuttosto che dalla percezione che i dipendenti stessi hanno della realtà e quindi dalla possibilità per l'azienda di attirare migliori talenti anche una volta che attua questi percorsi verso la sostenibilità. Quindi, ecco, rivolgo a voi un pochino la domanda. Quali sono i principali driver che portano le aziende a scegliere questa tipologia di approccio? Proverò a dare un po' io una risposta, grazie Marta. Allora, dunque, che cosa spinge una società ad essere sostenibile? È vero che è un costo, ma appunto ciascuna organizzazione, forse quello che abbiamo cercato di evidenziare prima nel parlare di come pianificare un percorso di sviluppo sostenibile e del coinvolgimento di stakeholder, diciamo ciascuna società, ciascuna organizzazione decide un pochettino sulla base di quello che è l'ambito nel quale opera, il settore di riferimento, i competitors intorno alla stessa, i vari stakeholder. Ogni organizzazione sceglie eventualmente su che cosa concentrarsi e sceglie, se lo vuole, sceglie di percorrere questo, di intraprendere questo cammino verso la sostenibilità. Le spinte arrivano da tante parti diverse. Da un lato, in realtà, noi abbiamo sempre parlato del fatto che molto è ancora lasciato alla volontà delle organizzazioni e questo è verissimo, nel senso che non ci sono ancora degli obblighi specifici in ambito di sostenibilità, cioè c'è l'obbligo di reporting per una determinata tipologia di organizzazioni, ma non c'è ancora un obbligo stringente di dedicarsi a queste tematiche. Tuttavia le sollecitazioni anche giuridiche in realtà arrivano da tante parti. C'è ad esempio il caso del settore estrattivo, per cui c'è ad esempio un regolamento dell'Unione Europea che stabilisce proprio degli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, quindi di stabilire una human rights diligence entro un determinato, in un determinato ambito, che è quello del settore estrattivo e dei materiali preziosi, dei metalli preziosi. Questo è un esempio ovviamente molto specifico, però sappiamo anche che l'Unione Europea, ad esempio, sta lavorando ad un ad un progetto di direttiva sull'obbligo anche qui della human rights due diligence per tutte le imprese a partire dal 2021. Quindi questo vorrebbe dire che ciascuna impresa deve guardare alla propria catena di fornitura, alla propria catena di approvvigionamento e monitorare e poi presidiare e trattare tutte le eventuali violazioni di diritti umani, tutte le eventuali violazioni di diritti umani anche da parte dei propri fornitori e così via. Quindi questi non sono ancora, o sono degli obblighi molto specifici in determinati settori o non sono ancora degli obblighi, ma si vede sempre di più che si sta andando in un determinato tipo di direzione, quindi la direzione di rendere queste tematiche quanto più vincolanti possibili. Abbiamo parlato con Sonia della DNF, quindi del diciamo così dell'obbligo di reporting. Il decreto che ha recepito, il decreto in Italia che ha recepito la direttiva europea 95/2014 è adesso nel suo, diciamo così, secondo, terzo anno anzi di validità, per cui abbiamo già potuto vedere una serie di bilanci di sostenibilità e l'Unione Europea stessa ha sottoposto a un procedimento di review questo tipo di direttiva, proprio per valutare la possibilità di estendere il novero dei cosiddetti enti di interesse pubblico, che sono gli enti obbligati a redigere una DNF. Al momento sono solo le società quotate e banche, imprese di riassicurazione e assicurazione, ma l'idea è quello di estendere il novero di questi soggetti, quindi rendere obbligatorio anche per loro la rendicontazione in materia non finanziaria. Quindi abbiamo una serie di spinte, giuridiche,
Abbiamo anche delle spinte che arrivano sempre da atti legislativi o proposte di legge che dovrebbero così incentivare le aziende ad intraprendere questo tipo di percorso, e questo è il caso ad esempio del Green Deal presentato alla fine del 2019 dalla nuova Commissione europea, che prevede appunto tutta una serie di misure di incentivi per le imprese che si avviano su questo tipo di strada, in particolare con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, quindi alla sfera ambientale. Quindi, a parte una serie di spinte di questo tipo, abbiamo poi delle spinte, come evidenziava giustamente chi ha sottoposto la domanda, abbiamo anche delle spinte che arrivano dai consumatori, quindi dagli utenti finali del prodotto, o comunque dai clienti con cui l'organizzazione interagisce, dai competitors, perché se ovviamente ci rendiamo conto che tutti i nostri principali antagonisti sul mercato si stanno dedicando ad un determinato tipo di percorso strategico sulla sostenibilità, forse potrebbe essere anche per noi una spinta ad intraprenderlo a nostra volta. Prima abbiamo parlato degli stakeholder, e sono appunto gli stakeholder stessi che magari arrivano da noi presentando una serie di istanze, e nel momento in cui gli stakeholder, come i clienti, i consumatori, danno voce ad una serie di aspettative, e lo stesso fanno poi i dipendenti e magari le associazioni di categoria e così via, ci si rende conto che forse il momento è maturo, o dovrebbe essere maturo, per avviare un percorso di questo tipo. Un'altra spinta potrebbe essere quella della identificazione e prevenzione di tutti gli impatti negativi delle attività aziendali, cioè nel momento in cui come organizzazione si va ad analizzare quelli che sono i rischi principali della nostra attività aziendale, e ci rendiamo conto che avviando un percorso di sostenibilità è possibile quantomeno mitigare alcuni di questi rischi o identificarli, una volta identificati provare a prevenirli, beh, questo potrebbe essere un'ulteriore spinta. Per cui è vero che è oneroso, assolutamente, non bisogna pensare che un'azienda che non si è mai affacciata a questo tipo di tematiche vi entri a piedi pari nello stesso, in un unico momento, quindi quello che appunto si diceva all'inizio dei vari stadi anche di integrazione della sostenibilità nel business potrebbe essere una bussola che guida un'organizzazione che si approccia a queste tematiche, quindi soprattutto per piccole aziende che non hanno magari le risorse anche economiche per avviare un processo strutturato di un certo tipo, iniziare magari a rendersi conto di quello che già si sta facendo, perché spesso e volentieri il caso di piccole e medie imprese italiane è che tante fanno molto bene in ambito di sostenibilità e magari non se ne rendono conto o non lo fanno in maniera consapevole. Quindi ecco, l'idea è proprio quella di iniziare in maniera sempre più consapevole, cioè sviluppando una consapevolezza. Questo all'inizio può voler dire guardare alle proprie attività, rendersi conto di quello che si sta facendo, valorizzare l'esistente, magari decidere di stabilire una serie di obiettivi che non devono essere degli obiettivi incredibilmente difficili da raggiungere e lontani, ma possono essere dei piccoli obiettivi che l'azienda si pone e che possono poi aiutarla a rendersi conto se sia effettivamente opportuno o meno continuare a sviluppare un piano di sviluppo sostenibile. Ecco, quindi direi questo. Ottimo, grazie Silvia. Io vorrei aggiungere una postilla, insomma, quanto alla panoramica che ci hai illustrato tu, nel senso che proprio nell'ottica di voler in qualche modo fare anche ordine, no? In tutte queste in questi input che le aziende hanno a disposizione relativamente al percorso di sostenibilità, quindi tutte le varie strade, normative, certificazioni, standard europei, eccetera, che ci sono e che possono essere seguiti da un'azienda e che però diciamo sono al momento ancora frammentarie, nell'ottica di cercare di disegnare proprio un percorso, anche il nostro studio all'interno appunto del progetto Circle di cui abbiamo parlato in apertura
ha voluto realizzare un modello per aiutare proprio le aziende a seguire questo percorso, ed è un modello che si adatta anche, come dicevi tu, alle esigenze della singola realtà. Modello si chiama modello Easy, poi se i nostri ospiti di oggi avessero voglia di andare ad approfondire, c'è anche sul sito modelloeasy.it, comunque manderemo poi anche con il follow up maggiori informazioni. In ogni caso il nostro approccio vuole proprio essere quello di consentire a ciascuna realtà, quindi dalla grande multinazionale fino alla PMI, di applicare un percorso che sia adeguato alle esigenze e al caso specifico, quindi che non vada in maniera generica ad imporre magari uno standard che non si applica al singolo caso specifico, ma che appunto si adatti appunto alla situazione dell'azienda con la quale noi andiamo a intraprendere questo percorso verso la sostenibilità. A questo proposito, diciamo, mi aggancio un pochino anche a un'altra domanda che ci è arrivata, che appunto è relativa al mondo delle PMI. Quindi ci chiedono di fatto, no, come il mercato delle PMI italiano, che poi è quello che un po' caratterizza la nostra economia, come il mercato delle PMI appunto stia approcciando il mondo della sostenibilità, nel senso che di fatto tante volte questo percorso viene visto come qualcosa di oneroso, di molto impegnativo e magari di, tra virgolette, irraggiungibile per delle realtà che non sono appunto delle grandi aziende oppure delle realtà multinazionali. E quindi le PMI faticano ancora un pochino ad entrare in quest'ottica, ad entrare in un'ottica che sia di pianificazione, che sia di pensiero a lungo termine. E appunto la domanda che ci arriva ci chiede se il mercato italiano delle PMI sia in qualche modo in ritardo rispetto invece alle realtà che ci sono in Europa. Magari questa domanda chiederei a Maria Hilda se vuole provare a risponderci, magari dandoci un pochino indicazione appunto di anche come la PMI può approcciare il percorso verso la sostenibilità. Certo, senza dubbio. Diciamo che un po' una risposta a questa domanda ce la siamo già un po' data nel corso dell'incontro di oggi. Certamente le piccole e medie imprese, che sono le prevalenti nel panorama economico italiano, guardano con spavento al tema della sostenibilità, così come guardano con spavento al tema della compliance, della 231 e tutto quello che distoglie un po' l'attenzione dal loro obiettivo primario, che appunto è quello di fare business, produrre, vendere e quindi guadagnare. È pur vero che Silvia all'inizio ci ha parlato di diversi stadi di integrazione della sostenibilità, per cui una piccola e media impresa non deve immaginare questo cammino come un cammino tortuoso in cui dal giorno prima al giorno dopo deve diventare una società benefit se prima faceva tutt'altra attività. Ci sono diversi stadi di integrazione della sostenibilità e è vero che le piccole e medie imprese italiane forse fanno un po' più fatica, però è altrettanto vero, infatti ci sono anche degli studi di Confindustria al riguardo, che in realtà le piccole e medie imprese fanno tanto ma comunicano poco. Per cui abbiamo noi questa sensazione, questa percezione che di essere un po' in ritardo rispetto al resto del mondo, ma in realtà ci sono tante piccole realtà, soprattutto penso anche al centro Italia, di società che, proprio perché sono legate al territorio, in realtà sviluppano tante attività di coinvolgimento della popolazione e per far bene alla popolazione che li circonda, ma non si sponsorizzano in questo senso, non fanno reporting, perché appunto per loro, secondo il decreto legislativo sulla DNF, il bilancio di sostenibilità è volontario, quindi anche lì pensano di dover spendere tempo, risorse per fare una cosa che alla fine non serve, ma in realtà può servirgli, anche perché adesso soprattutto i giovani, che sono gli stakeholder principali esterni di un'impresa, soprattutto imprese produttive, penso al settore della moda, penso al settore alimentare, guardano tantissimo agli aspetti della sostenibilità, cioè l'impatto ambientale di tutti i prodotti, di tutte le imprese che fanno packaging, ad esempio, adesso
è sotto un focus molto più importante rispetto al passato, perché il consumatore medio e soprattutto il consumatore giovane è più portato ad acquistare prodotti che hanno un packaging sostenibile, riciclabile, per cui c'è un po' una tendenza alla riconversione da questo punto di vista. E diciamo anche un'altra cosa, cioè possiamo dire anche un'altra cosa, che questa esperienza del Covid ci ha dimostrato anche come molte piccole imprese abbiano riconvertito la propria attività, magari appunto facevano altro genere di attività e hanno riconvertito la propria attività, i propri macchinari, sicuramente per sopravvivere come impresa, ma anche per produrre cose che potevano servire in quel momento alla collettività, penso alle mascherine, penso ad esempio alla riconversione delle maschere da snorkeling di Decathlon che sono state trasformate in respiratori temporanei, per cui si sta vedendo negli ultimi anni un movimento anche nell'ambito delle piccole e medie imprese. Il problema appunto è che viene comunicato poco. E poi c'è un'altra leva che è quella della catena di fornitura, perché se è vero che sono molto più sponsorizzati i piani di sviluppo sostenibile di grandi realtà, le grandi realtà però sono fatte di piccoli fornitori che, dai quali diciamo, ricavano tutte le materie prime. E se la realtà diciamo, finale, quella alla fine della catena di fornitura, deve poi nel bilancio di sostenibilità dare conto di chi sono i propri fornitori e come li ha selezionati e dove si collocano nel mondo, come trattano i propri dipendenti, è chiaro che la piccola impresa che si trova lungo la catena di fornitura dovrà adeguarsi ai criteri di sostenibilità che il proprio cliente, in questo caso, gli chiede. Per cui, diciamo, io penso un po' che il problema sia nel comunicare e soprattutto nel non spaventarsi quando si approccia al tema della sostenibilità, perché è un percorso fatto di piccoli passi che devono essere portati avanti nel tempo e sicuramente non si può pretendere uno stravolgimento improvviso nella gestione di un'impresa che ovviamente ha un obiettivo primario, però quell'obiettivo primario può essere perseguito anche con vie più sostenibili e quindi con un impatto negativo minore. Grazie Maria Hilda. Mi aggancio con un'altra domanda che ci è arrivata e la pongo questa volta a Silvia. Quindi ci chiedono di spiegare diciamo un attimino le differenze rispetto al percorso da noi illustrato e il percorso invece per essere certificati B Corp e poi magari anche società benefica. Quindi non abbiamo approfondito questa parte, però se ci vuoi dare una veloce panoramica. Sì, volentieri, grazie. Grazie della domanda. Allora, in realtà quello che noi, come dire, abbiamo presentato qui oggi è un'idea di come, almeno un suggerimento di come approcciare queste tematiche, di come provare ad integrare la sostenibilità nel proprio business. Quello di cui abbiamo parlato oggi è il percorso di massima che tendenzialmente si segue, quindi non ci sono regole scritte, quello che funziona per un'organizzazione può non funzionare per un'altra e così via. La differenza sostanziale con la società benefit e la certificazione B Corp è un'altra, nel senso che appunto il nostro è un percorso di cui parliamo noi, ma parlano quasi tutti gli addetti ai lavori, insomma è veramente un percorso ideale per raggiungere questo tipo di, per integrare la sostenibilità completamente, mentre società benefit e certificazione B Corp sono tutt'altra cosa. La società benefit è una forma giuridica di impresa che è stata introdotta in Italia nel 2016, per cui nel proprio statuto la società benefit segnala la finalità, l'impegno a condurre un'attività economica in maniera tale da riuscire a portare benessere sia all'ambiente che alle persone. Questo è appunto la finalità giuridica di una società benefit, quindi è una particolare forma giuridica stabilita dall'ordinamento italiano. Diversa cosa è invece la certificazione B Corp, appunto una certificazione, quindi dire diciamo così un bollino, per cui è un percorso
stabilito da un'organizzazione, B-Lab, che è un'organizzazione che ha origine negli Stati Uniti, ma anche poi dei chapter qui in Europa, per cui le aziende vengono sostanzialmente accompagnate in questo percorso volto all'ottenimento di una certificazione finale, che è quello appunto lo stampino, diciamo così, B Corp, quindi di società di B Corporation. Quindi una volta completato questo percorso e arrivato alla fine si ottiene questa certificazione. Cosa ancora diversa, appunto, come dicevo all'inizio, è invece il percorso che abbiamo delineato qui noi oggi, che è più uno strumento che deve essere utile per chi decide di approcciare la sostenibilità e decide di provare ad integrarla nel proprio business, quindi non è finalizzato necessariamente all'ottenimento di alcun tipo di certificazione, non prevede necessariamente di seguire le fasi una dopo l'altra esattamente nella maniera in cui le abbiamo descritte noi oggi, quindi semplicemente noi oggi abbiamo cercato di delineare quelle che sono le sfide, quelle che sono le questioni che una società, un'azienda si trova a dover far con la quale si trova a dover fare i conti nel momento in cui decide di percorrere questa strada, che poi sono spesso e volentieri le stesse che vengono anche poi richiamate in un percorso che è finalizzato all'ottenimento di una certificazione come può essere quella B Corp o così via, quindi è in realtà un cercare di veramente delineare, far vedere quali sono le tappe logicamente da seguire, ma non è un percorso fisso in sé e non è tendenzialmente finalizzato all'ottenimento di null'altro se non all'integrazione della sostenibilità nel proprio business. E di nuovo, quello che funziona per un'organizzazione può tranquillamente non funzionare per un'altra, quindi ogni azienda ha le proprie specificità, quindi ogni azienda deciderà che cosa è materiale per sé, ogni azienda deciderà su che cosa concentrarsi, ogni azienda deciderà quanto tempo impiegare ad arrivare ad uno stadio finale di integrazione, ogni azienda deciderà chi coinvolgere, chi ascoltare, come coinvolgere, quindi oggi abbiamo veramente cercato di elencare tutte le miriadi di possibilità che derivano da questo percorso, che appunto non è un percorso fisso, diversamente da quello che invece può essere un percorso finalizzato all'ottenimento di una certa certificazione, che sia B Corp o che sia un'altra, che deve seguire necessariamente delle fasi rigorose e strutturate. Cosa invece completamente diversa è quella della società benefit, che appunto è una forma giuridica. Nel momento in cui un'azienda decide di qualificarsi come società benefit, vuol dire che si prende determinate responsabilità, vuol dire che il proprio atto costitutivo, il proprio statuto fanno un esplicito riferimento alla finalità di beneficio comune perseguita dalla società benefit, significa anche poi che ci sono tutta una serie di responsabilità che ne derivano, quindi la legge infatti prevede che una società benefit sia soggetta poi alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e ad altre disposizioni del codice del consumo, perché ovviamente essendosi qualificata come società che persegue un determinato beneficio comune, nel momento in cui poi non lo rispetta, ovviamente ne derivano delle responsabilità. Ecco, questo è... Perfetto, Silvia, ti ringrazio. Ma allora, io mi sentirei di concludere forse individuando un po' il nucleo di quello che è stato tutto il discorso, sia da parte tua che anche da parte di Maria Hilda che da parte di Sonia, cioè il concetto comunque di l'introduzione e l'applicazione anche di misure adeguate. Quindi quello che abbiamo un po' discusso oggi e trattato, che poi abbiamo anche proposto insomma come approccio, è quello proprio dell'integrazione nella governance dell'azienda, quindi in tutti i processi all'interno dell'azienda, di un approccio che sia volto alla sostenibilità e che abbia come finalità quella poi della crescita del business, quindi che non siano misure soltanto, diciamo così, di facciata, ma che siano davvero azioni concrete che portino poi l'azienda ad avere risultati in termini di crescita ed in termini soprattutto economici. Tutto questo in modo adeguato sulla base delle caratteristiche dell'azienda stessa, quindi appunto dalla grande realtà fino, come abbiamo visto con Maria Hilda poco fa, anche alla PMI.
Bene, detto questo, io vedo che non ci sono altre domande da parte dei nostri partecipanti e chiedo anche a voi se abbiate qualche cosa ancora da aggiungere, altrimenti abbiamo anche finito, diciamo, il tempo a nostra disposizione. Sappiamo che in questi giorni siamo tutti abbastanza incastrati tra un webinar e l'altro, una call e l'altra, quindi abbiamo le agende abbastanza fitte, perciò se non ci sono ulteriori approfondimenti vi ringrazio, ringrazio i nostri partecipanti e vi do appuntamento ai nostri prossimi webinar. Tra l'altro mi permetto di mettere l'accento, diciamo, su uno dei prossimi appuntamenti che sarà il 18 di giugno, dove saremo presenti al Diversity Brand Summit, quindi dove il focus sarà sulla diversity and inclusion, tema sicuramente molto affine e super integrato all'interno della sostenibilità. Grazie a tutti. Grazie mille, grazie. Marta, grazie a tutti. Grazie buona a giornata, voi. Arrivederci. Una buona giornata a tutti.